Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi siamo qui per dare i numeri, i voti, le pagelle di Milan Bologna. Prima di cominciare, però, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi qui al nostro canale YouTube e seguiteci su tutti i social di Milan Inside e il sito internet, mi raccomando, www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, cominciamo subito. Da Maignan, voto 6, non è stato impensierito granché, fondamentalmente è stato impegnato più in fase di impostazioni, in fase di lanci a lanciare che effettivamente a difendere i pali. C'è stata una rogna, diciamo, derivante da Sansone nel secondo tempo con quel palo scheggiato. Anche Tonali ha provato un po' a impensierirlo, però fondamentalmente pochi altri pericoli, quindi 6 per nostro Magic Mike. Benio. Calabria voto 6, una partita sufficiente, dove però un attimino ha sofferto un po' troppo, diciamo, Cambiaso, nel senso che gli ha concesso qualche sgroppata di drop. Da una sgroppata di Cambiaso è derivato il cross sul quale Arnautovic è già arrivato per poco nel secondo tempo, quando eravamo ancora su 1-0, però non è complesso, non si può dargli un'insufficienza. Diciamo che poteva tenerlo un po' più a bada, però non è che siano arrivati grandi pericoli. Kalulu, voto 7. Oltre a fare la solita grande fase difensiva, dove mette la museruola ad Arnautovic insieme a Tomori, si fa notare anche in attacco con quella bellissima sgroppata del primo tempo, l'1-2 non concretizzato per poco con De Ketelaere. Veramente una crescita esponenziale, sembrerà ripetitivo, però è un titolare del Milan. Tomori, mezzo voto in meno, 6,5. Lui è meno incline a fase offensiva rispetto a Kalulu, però diciamo il suo in difesa l'ha fatto benissimo. Arnautovic non era un avversario facile, però se è arrivato il primo clean sheet è soprattutto merito suo e di Kalulu. Teo voto 6,5. Il fatto che lui non faccia assist, non faccia gol o non faccia le sue famigerate sgroppate, che esaltano i tifosi, non deve far passare che abbia fatto una partita negativa, perché sta crescendo, è già cresciuto, ma sta crescendo tantissimo nelle letture delle transizioni difensive, sta crescendo in maniera da non dare opportunità agli avversari da quella parte e difatti non ne sono arrivati sabato di pericoli dalla destra, sinistra del Milan. E nonostante ciò, comunque sia la sua presenza, il suo presenziare lì davanti è sempre costante. 6,5 per Teo. Tonali, voto 6, ci prova quasi lui a impensierire, a ravvivare la partita con quel retropassaggio nel secondo tempo. Sono contento che abbia dato delle buone sensazioni e delle migliorie dal punto di vista fisico, tanto che ha giocato tutti i 90 minuti. È bene che entri nel pieno della condizione. Bennacer, voto 6 anche per lui. Il fatto che tanti giocatori stiano prendendo 6 non deve passare che il Milan ha giocato una brutta partita o che abbia vinto in maniera diciamo striminzita. La questione è che, come ho detto ieri nell'analisi, è stata una partita vinta quasi col minimo sforzo e con il tour de force che è cominciato è molto importante. Quindi Bennacer voto 6, però la sensazione è che sarà una stagione importante quella di Isma, forse anche dell'effettiva esplosione. Andiamo sulla tre quarti, partiamo dal peggiore in campo, Messias voto 5. Dispiace, dispiace perché purtroppo sembra che mi sia accanito su di lui, però è riuscito a fare un solo tiro nel primo tempo, però nemmeno troppo pericoloso, centrale.
Per il resto, quando ha puntato l'uomo, raramente è andato via, e se è andato via, crossato, sono stati cross poco pericolosi. Male, male. Mi dispiace che purtroppo lì sulla destra rimarremo così quest'anno. Molto probabilmente, ma mi verrebbe da dire sicuramente rimarremo così, con il perenne ballottaggio tra Messias e Selemakers. Speriamo che magari Pioli possa inventarsi qualcosa. Andiamo sulla tre quarti centrale, dove troviamo De Ketelaere. Voto. Sono indeciso. 7,5. Sette e mezzo per De Ketelaere, che ha dato lampi di classe, ha fornito l'assist del primo gol. Ha dato un'ottima mano in fase difensiva e poi, signori, una prima ma netta differenza con Diaz. Pur ammettendo che Diaz fosse riuscito a recuperare il pallone in occasione dell'1-0, la transizione che ha effettuato De Ketelaere non sarebbe riuscita a farla Diaz, perché o si sarebbe incespicato o non avrebbe visto Leao, o sarebbe stato surclassato fisicamente da Schouten, Schouten, come si chiama. Mentre De Ketelaere no, testa alta, già aveva visto il movimento di Leao, ha aspettato solo che si liberasse, Schouten che non è riuscito a raggiungerlo, e poi il passaggio giusto, che non è da sottovalutare, 7,5 per lui, e poi il passaggio per Kalulu, fantascientifico, peccato che non sia uscito il gol lì. Leao, voto 8, gol e assist per lui. Non concordo con coloro che dicono che abbia sbagliato a tirare sul primo gol, perché, come ho detto ieri nell'analisi, se vi ricordate, ci aveva provato pure l'anno scorso con Skorupski a sorprenderlo sul primo palo, solo che l'anno scorso Skorupski ci arrivò col piede, questa volta non c'è riuscito. Meglio così, gol e poi l'assist. Sembra quasi un copia e incolla di quello di De Ketelaere. Giusto calcolato millimetricamente sulla testa di Medel, facciamo subito il rinnovo, signori, dirigenza, subito. Giroud, 7 pure per lui. Ha una prima occasione nel primo tempo che non viene sfruttata dal francese con il destro, palla fuori di poco, poi è riuscito a fare molte più sponde rispetto al solito anche, dando il là a transizioni offensive, a contropiedi, e poi il gol una meraviglia tecnica per gli occhi, perché non è facile prenderla di prima, rischieresti o di ciccarla o di tirare troppo forte o di tirarla fuori. Una giocata quasi da figurina, nel senso che per come si è coordinato. Andiamo ai subentrati. Allora, partiamo da Pobega, voto 6. È importante che lui si integri, che recuperi fisicamente, perché sarà di fatti la prima alternativa a centrocampo e credo che lo vedremo titolare col Sassuolo. 6,5 per Adli, che è entrato bene. È andato pure vicino al gol, peccato non ci sia riuscito. Però, insomma, c'è bisogno di tutti, quindi è importante che tutti entrino presto al meglio della condizione, però lo vedi che è propositivo, si muove, torna, avanza, presente molto bene. Sei anche per Selemakers, che sembra dare quasi più. Allora, quando subentra sembra che ti faccia venire sempre il rimpianto del perché non sia partito titolare, poi parte titolare e puntualmente fa pena. Speriamo si riesca a trovare un equilibrio, perché insomma, se oggi abbiamo una falla è proprio forse sull'ala destra. Balotelli, voto 6 anche per lui, molto intraprendente, dà il via all'azione che porta al quasi gol di Adli, suo il cross. Ci sarà, perdonatemi, ci sarà purtroppo bisogno pure di lui, a meno che non ci sia una sorpresa nelle ultime ore di mercato, ma la vedo difficile. Speriamo che magari Galatasaray
arrivi a fare l'offerta a titolo definitivo, così che lasci Milanello. E poi infine, vabbè, a parte Gabbia senza voto perché è andata all'83esimo, voto al mister, gli diamo un bel 7, nonostante continui a insistere su Messias, però ha capito che era il momento di lanciare De Ketelaere, che non era il caso di togliere Leao, e gli va dato merito per questo. E De Ketelaere l'ha ringraziato e ha fornito una bellissima prestazione. Questo è quando, ragazzi, scrivetemi qui sotto cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno con i voti. Io vi ringrazio, vi ricordo ancora una volta il like, iscrivetevi, seguiteci su tutti i social, il sito bellissimo www.acmilaninsider.com e ci vediamo domani per il prepartita di Sassuolo Milan. Questo è quando, ragazzi, vi ringrazio ancora una volta, vi saluto e sempre forza Milan.